Al ministro della famiglia gli chiederei di pensare seriamente alle persone, non come dei consumatori, ma come il futuro. Chiediamo al ministro se ha intenzione, il suo ministero ha intenzione di destinare dei fondi per la costruzione di nuovi asili e scuole materne, quindi incentivare questo settore che per noi è fondamentale. Come pensate di aiutare quelle giovani coppie con figli che in questo momento non riescono dignitosamente a mantenere la loro famiglia? Non è giusto che crescere i figli sia tutto a carico delle famiglie, ma è giusto che l'intera società se ne faccia carico, perché saranno loro ad essere gli adulti di domani. Ok, ciao ministro, come potrò avere da grande un futuro felice? Signor Ministro Riccardi, cosa pensa di fare per valorizzare le tradizioni, le vecchie tradizioni della casa, della famiglia, della storia d'Italia? Cosa si può fare per i nonni che sono tanto importanti in famiglia per restituire a loro un ruolo attivo nella società, anche se sono in pensione? A un politico io gli chiederei di far andare meno macchine nelle città. E magari più, che ne so, biciclette, cavalli. Buongiorno, signor Ministro. Sono uno studente che da Lecce si è trasferito a Roma per studiare giurisprudenza. Perché un ragazzo che, come me, viene dal sud, deve abbandonare la propria terra e la propria famiglia per costruirsi un futuro? Signor Ministro, io ho un sogno. Mi auguro che in Parlamento si possa affrontare anche la questione della cittadinanza ai bambini nati in Italia da genitori stranieri. Negarla, secondo me, è una follia. Come facciamo noi giovani a fidarci della politica se assistiamo quotidianamente a degli scandali che riguardano i politici stessi? Poteva dire solo Davide Spada, ho guardato la sua mamma Milly in maniera decisamente solidale. Milly, che vuoi fare? E i figli poi sono così, no? Allora, il ministro Riccardi ha ricevuto le vostre domande, non si è tirato indietro e queste sono le sue risposte. Sono convinto, e questi 6 mesi di governo mi hanno rafforzato nella mia convinzione, che la crisi italiana, che la madre della crisi, non sia solo la crisi economica, la madre della crisi è la solitudine. Oggi gli italiani sono più soli perché c'è meno famiglia, c'è meno politica, c'è meno comunità, c'è meno associazione, c'è meno sindacato. La famiglia resta l'unico spazio di gratuità dove io valgo perché sono il nonno, sono il figlio, sono il papà, sono la mamma e non valgo per quello che guadagno. Noi, per esempio, come Dipartimento Famiglia abbiamo proposto congedi parentali anche ai nonni, così come Ministero abbiamo dedicato una cifra notevole, complessivamente sono 700 milioni, che andranno per il servizio domiciliare agli anziani e andrà per gli asili nido che sono l'altra grande debolezza italiana. Io vorrei rispondere a Michael sul problema della cittadinanza. Io mi sono battuto e mi sto battendo per la cittadinanza ai ragazzi. Io li incontro, vedo che si sentono italiani e soffro che il nostro paese non riconosce questo fatto. Mi sembra che le forze politiche, in gran parte favorevoli, non si risolvano a tutto questo e questa è una responsabilità che loro si prendono, di fronte a cui io sono piuttosto critico. Sono molto toccato dalle domande dei bambini. I bambini sognano e io ho paura che noi, col nostro ego di vecchi, riempiamo il nostro mondo e non facciamo spazio a loro. Io credo che noi dobbiamo fare sacrifici per fare spazio ai bambini, sostenere quelle famiglie che vogliono avere figli e soprattutto per dare lavoro ai ragazzi, dare futuro ai ragazzi. C'è un ragazzo di Roma che mi ha posto il problema sulla politica. Io vorrei dire ai ragazzi, la politica è un mondo, c'è di tutto. Non bisogna avere paura della politica, anche perché i ragazzi aiutano noi politici
a non essere prigionieri nel quotidiano, ma a sognare un futuro differente. Big fun, love's big fun.